Buonasera a tutti, io rispondo anche questi problemi tecnici, purtroppo noi vecchi anziani con la tecnologia quando va non abbiamo molto da loro. Sarò breve perché la serata è un po' intensa, abbiamo altre cose da fare dopo. Molto velocemente, quando a marzo abbiamo pensato di fare questa data di iniziativa? Come chiusura di una tappa di percorsi che abbiamo iniziato a marzo scorso, mai avremmo potuto immaginare di trovarci un periodo storico come quello attuale. A partire dal 7 ottobre, sappiamo tutti la situazione del Medio Oriente, un clima a noi molto caro, dove ogni anno facciamo sempre un'iniziativa più o meno a settembre, in occasione dell'anniversario dell'estate di Sabra e Shatila. È un tema che purtroppo potrà allargarsi e io personalmente, anche come associazione, abbiamo scritto anche nell'editoriale l'ultimo numero che è uscito qualche giorno fa, se ci possibile. Ora è il momento di chiedere solo esclusivamente il blocco di qualsiasi operazione militare. Poi dopo possiamo discutere che è stata avvertita, iniziata la cosa, quali sono state le cause, eccetera. C'è una tragedia umana, c'è un genocidio in atto, ci sono delle, una situazione molto incandescente che è causata anche da 75 anni di inattività diplomatica e di non applicazione delle normative internazionali. Da questo punto di vista noi continuiamo a dire che bisogna chiedere immediatamente lo stop di qualsiasi attività militare, non solo lì, ma anche negli altri 76 focolai di guerra, tra cui anche la guerra dell'Ucraina. E quindi mai avremmo immaginato questa situazione in questo momento. Per entrare nel tema, quando abbiamo pensato di fare una serata di oggi come chiusura di questo percorso che abbiamo iniziato a marzo, non dicevo prima, l'abbiamo voluto fare tentando di sottolineare due aspetti molto importanti del progetto. Poi ci sarà Maurizio che entrerà dentro come un portello che entra nel mondo, sui temi che vogliamo toccare. La prima questione è una similitudine di valori, di attività di due persone, una che si chiamava Peppino in passato, l'altra che si chiama Mimmo Lucano, che non a caso avevano e hanno un pezzo della loro strada comune, basata sempre su quella questione dei valori da estendere, come dicevamo nella nostra locandina. Purtroppo Peppino ha pagato il prezzo più alto, con la sua vita. Mimmo ha pagato 5 anni di martirio giudiziario. Solo un mese fa è stato assolto definitivamente, sostanzialmente, dalla Corte d'Appello. Eppure quelle due esperienze, Viace e Cinti, sono dei punti di riferimento per noi imprescindibili nella nostra attività quotidiana. Qualcuno ha utilizzato un termine che a me piace molto. Erano due missionari con i piedi per terra che completamente hanno fatto un percorso e hanno dimostrato completamente come è possibile fare in modo che la propria visione diventasse anche realtà che cammina. Voglio fare solo un esempio. L'attività di accoglienza del villaggio globale di Viace, dell'esperienza di Viace, ha dimostrato che sapendo gestire bene la cosa pubblica è possibile anche risparmiare soldi ed è possibile anche risolvere alcuni problemi sociali del popolamento delle nostre aree. Con i finanziamenti di un anno, Mimmo Lucano ha portato avanti l'attività per almeno 5 anni, con i finanziamenti di un anno. In altre situazioni questo non c'è. Ed ha fatto nel pieno della trasparenza amministrativa. Ha messo in modo anche un meccanismo di economia, di inclusione, di accoglienza, ma anche dei territori con cittadini, e contemporaneamente, qui è la similitudine più forte, è stato un vero
proprio muro di contrasto all'Andrangheta. Non dimentichiamoci mai che dall'altra parte della montagna, su cui si affaccia Riace, c'è un paese che si chiama Platì, la capitale dell'Andrangheta calabrese. Non dimentichiamoci mai questo. E lui ha messo in discussione, ha messo in crisi un sistema criminale che utilizzando l'accoglienza in altre situazioni della RA, qualcuno dice anche in provincia di Salerno, e chi lo dice ha qualche motivo per dirlo, in cui utilizzando la questione dell'accoglienza c'è qualcuno che si arricchisce e questo qualcuno non è del tutto trasparente. E questa è l'altra similitudine delle forze. Però io, prima di dare la parola a Maria e poi subito dopo ti chiamo la parola a Giovanni, perché Giovanni è impegnato in questo momento in un altro convegno a Sorrento, perciò abbiamo tentato di fare questo collegamento online. Vorrei sottolineare anche un aspetto che io reputo importante, spero che l'associazione Moni Movimento, almeno l'anno prossimo, tra 2 anni, sviluppi qualche iniziativa su questo aspetto. Però è fuori dal sacco di questa sera, ma secondo me c'è a che fare con mondo. Anche in provincia di Salerno noi abbiamo avuto esperienze di amministratori capaci che provengono da una determinata storia. Se vogliamo semplificare la storia del 68 dei movimenti giovanili, noi dobbiamo, secondo me, interrogarci come hanno fatto queste persone a portare i valori della solidarietà, dell'accoglienza, del lavoro verso gli ultimi, eccetera, nella parte amministrativa. Perché penso che sia importante questo periodo in cui noi abbiamo quando gli amministratori parlano anche di persone che hanno avuto cariche istituzionali, tipo deputati, se no, come il caso di Giovanni, per esempio, o di assessore, o di sindaci, e così via. Noi dovremmo in qualche modo ritrovarci come quel segno che hanno lasciato quegli anni, si sono trasformati in una buona amministrazione, in un'amministrazione trasparente, e là dove si è riusciti anche un'amministrazione compartecipata in maniera democratica anche dai cittadini. Esperienza di questo tipo, la più vicina attualmente, secondo me, che abbiamo, si chiama Pacoli. Potremmo veramente fare un esempio, nel Salernitano possiamo fare esempio dell'esperienza dei consiglieri comunali della Nuova Sinistra degli anni 70 e 80, Buccino per esempio, ho visto Enzo per Nicola e quindi lo cito come esperienza. Posso citare l'esperienza dei consiglieri comunali a Maiori, ma l'amministrazione comunale di Luigi Cavagnolo, quando lui è stato sindaco, e Luigi Cavagnolo viene da quell'esperienza del 68, è stata significativa in quel periodo, voglio dire, è un interrogativo che noi dovremmo in qualche modo porci. Do la parola a Maria e poi a Giovanni. Buonasera a tutti e innanzitutto vi ringrazio per essere qui presenti. Sì, bisogna avvicinarsi un po' di più al microfono, ok? Ok, quindi questo come promemoria per chiunque deve intervenire, teniamoci vicino al microfono. Vi faccio un po' più in qua così Massimo ha uno spazio per entrare a far parte del gruppo. Ringrazio tutti, vedo una bella sala piena, quindi ci fa piacere come Memoria in Movimento di avervi in questo compleanno particolare che ovviamente al di là del taglio della torta e della musica che avremo dopo, ci interessava però rimanere anche su quell'abitudine che ormai abbiamo di trattare dei temi che cercano di affondare le mani nella quotidianità. Anche in una quotidianità a volte lasciata da parte, un po' dimenticata, e ci piace confrontarci sempre
con due persone per poter crescere insieme e poter essere d'aiuto, dare una mano. Innanzitutto volevo ringraziare le associazioni che sono promotori con noi di questa serata e quindi l'Associazione Cinema e Diritti, il Festival del Cinema dei Diritti Umani, il Coordinamento Provinciale di Libera, l'Associazione Eugenio Rossetto, Pietre Vive, la Casa di Filiberba, il Movimento i Nuovi Campania, e il Refugee del Com, e abbiamo anche qui Massimo, e quindi abbiamo anche dei partner in questa serata per noi un po' particolare. Avete potuto vedere anche la mostra che riguarda il nostro giornale, il ciclo Stile, le iniziative, un po' di tutte le iniziative che abbiamo messo su in questi 10 anni. E c'è sempre stato come filo conduttore quello che è riassunto nella serata di stasera, quello dei diritti. Peppino in passato aveva cercato di porre in evidenza un diritto che nel sud forse è sentito un po' di più, quello della legalità, e aveva cercato di dare voce a quella parte di cinesi e di giovani siciliani in particolare che non si riconoscevano nella cultura mafiosa attraverso la sua radio. E non avere una società chiusa è importante. È importante per far crescere i giovani e dare loro un futuro vero, diverso, reale, che possono costruire e che non gli viene imposto. E anche a Riace si è provato a costruire una società nuova, diversa, con le difficoltà che si vivono, che si vivevano in quel periodo, ma si vivono ancora oggi. Pensiamo all'arrivo appunto dei migranti e quindi alla necessità di rispondere in maniera concreta, reale, nella difesa dei diritti all'arrivo di persone che cercano una vita diversa, possibilmente migliore, ma questo ovviamente loro non lo sanno di sicuro, lo sperano quando partono e vengono qui. Al di là di quella che sia la motivazione per cui lasciano il loro paese e vengono qui da noi. Io non voglio farla oltre perché appunto abbiamo tante cose oggi, una parte di riflessione e poi una parte un po' più leggera dopo. E darei la parola a Giovanni Lusso Spena, che apre un po' anche questa nostra serata e che non è nuovo alle iniziative di Memoria e Movimento. Ci fa quindi piacere di averlo con noi qui questa sera. Buonasera e grazie. Va bene, allora buonasera a tutte e tutti. Mi dispiace che di non essere qui con voi questa sera, sapete quanto sia anche legato all'attività, alle iniziative di ricerca, di lavorazione che ritengo molto importante l'associazione di cui mi sento praticamente parte, e soprattutto perché questa sera parliamo di due persone straordinarie, perché in passato il Mimo, per aggiungere poi altri compagni dalla vita simile, cioè tracce di vita, potenza sociale, emotività contro potenza, parlando di Dino Frisullo, di Eugenio Melandri, eccetera. Perché queste persone, a partire appunto da Peppino in passato, in epoca precedente, all'inizio degli anni 70 fino al 78, quando fu trucidato, e poi Mimmo Lucano, hanno sempre camminato insieme agli ultimi. Non hanno solo rappresentato gli ultimi, ma hanno camminato insieme a loro e hanno innestato la propria vita, la vita dei bisogni, nelle sofferenze, ma anche nelle poche vittorie, nelle molte sconfitte, negli amori degli ultimi. Quindi erano avidi, e sono avidi di conoscenza e di amore, esempi di connessione sentimentale, reale, per dirla con Gramsci.
insomma, hanno sempre guardato il mondo con gli occhi degli altri, come dicevano alcuni teorici a noi tanto cari della teologia della liberazione. Tra l'altro a me i due compagni particolarmente cari, in quanto entrambi vengono dalla mia stessa esperienza culturale e politica della Democrazia Proletaria. Io ho conosciuto Peppino Impastato, che è stato veramente, come ho scritto più volte nei miei libri, forse il più importante episodio anche della mia vita politica, oltre che del mio vissuto personale. L'ho conosciuto prima che venisse, ovviamente, prima che venisse candidato dalla Democrazia Proletaria come indipendente nelle elezioni appunto comunali, poi fu abbandonato da tutti e questo fu il segno della mafia che poteva essere ucciso, questo è il punto. Tutto, sia la destra che il centro-sinistra lo abbandonarono, l'ho ricordato sempre per la splendida sua mamma, mamma Felicia, a cui tutti abbiamo sempre voluto un mondo di bene, che anche lei ci ha lasciato dopo aver ben organizzato quello straordinario laboratorio fatto per i giovani, per le ragazze, di visite di migliaia di scolaresche ogni anno, che è appunto la casa della memoria. E io ricordo quando le consegnammo una sera sulle scalette della sua casa, sul corso, la relazione che eravamo riusciti a far approvare, un'unica in Italia, in Parlamento, sulla verità, sull'uccisione di Peppino, che ancora veniva considerato allora, mi ricordo, dal Ministero degli Esteri, dal Ministro Gava, se non sbaglio, allora era considerato, come mi scrisse nella risposta all'interrogazione, un terrorista che era saltato mentre metteva una bomba sul binario della ferrovia Cinisi per la Sicili. Beh, noi invece dopo anni di lavoro riuscimmo, grazie anche al lavoro di Umberto Santino, di Vitale, di Anna Puglisi, dei suoi compagni e dei suoi compagni dell'Osservatorio Siciliano sulla Mafia, insomma riuscimmo a individuare questa uccisione di mafia perché Peppino era riuscito, tra l'altro con la sua intelligenza, centuito i suoi compagni, la sua cultura, era riuscito a individuare nel distretto di Cinisi, un distretto della mafia, sia del passaggio della droga che lì aveva trovato un suo anfratto, un suo bacino dall'Oriente verso gli Stati Uniti, di dove si era già trasferito una parte della mafia siciliana della generazione precedente, sia anche per la predazione per vere e proprie, come la chiamava, dei territori. Ricordate la costruzione della pista dell'aeroporto e poi la costruzione di tutti gli alberghi sulla costa di Cinisi e di Terrasini, che ancora oggi lì vediamo rovinano completamente tutto. Per cui ho ucciso perché aveva intuito cosa era appunto la mafia, che era appunto una complessità, ecco, una società complessa che vedeva da un lato il comando sul territorio attraverso gli aspetti di militarizzazione del territorio, ma dall'altro vedeva anche in qualche modo la quiescenza, che sembra tanto oggi un'inerzia, diciamo, una mancanza di partecipazione che permetteva alla mafia come settore di accumulazione capitalistica importante, quindi non come dato di arretratezza, ma come dato di modernità, permetteva appunto di ricostruire le catene del valore attraverso il traffico della droga, il traffico delle armi e così via. Ecco, in questo senso però Peppino, così come Mimmo, non sono soli, cioè in qualche modo sono riusciti a costruire dei movimenti di massa, ma anche una dignità, ma anche un'autorevolezza a livello di massa, per cui sono diventate in qualche modo dei punti di riferimento. Non dico delle icone, perché sia Peppino che Mimmo odiano, Peppino lo odiava in vita, lo diceva più volte, Mimmo oggi lo fa, di essere icone, di essere delle tesserine messe dentro il mercato della politica. Loro pensano altro, loro pensano la politica come fatto altro. Peppino concepiva appunto l'antimafia non come l'antimafia dei sindaci, l'antimafia che lui chiamava quelle con le cinture tricolori che non significavano nulla, ma come antimafia sociale.
e considerando la diplomazia ufficiale spesso ipocrita e in qualche modo anche omissiva. E in questo senso Pepita è stato un punto di riferimento fondamentale, siccome è un punto di riferimento fondamentale Mimmo. Su un altro aspetto, anch'esso paradigmatico in una società in crisi come l'attuale. Pepita rappresentava l'antimafia sociale e il giornalismo solidale contro appunto la precazione, quella che oggi abbiamo chiamato la secessione dei diritti, parlando della nostra battaglia contro la forma differenziata, quindi vedete quale modernità. E dall'altra parte Mimmo, a livello proprio globale, viene colpito perché dà un esempio di come la società alternativa, come una società dell'accoglienza, della solidarietà, che considera appunto i migranti parte di noi, parte della nostra società, che guarda uno stato sociale appunto meticcio, ecco, cioè è il contrario di quello che pensano le forze oggi al potere, le forze di governo, e devo dire anche di fronte alla retratezza, che è la retratezza che anche tanta parte diciamo della sinistra, del centro-sinistra, ha dimostrato. Ecco, io non dimentico mai, perché Mimmo me lo dice di continuo, che comunque tutta la crociata, chiamiamola così, la crociata contro Mimmo e contro il modello di ACE, anche lì è partito comunque da ministri e da esponenti del centro-sinistra, sto pensando a Benito non solo, che hanno aperto delle autostrade poi ai Salvini, alla Meloni, cioè al tentativo di costruire una forza di autocrazia, di democrazia arretrata, repressiva, io direi anche del tutto razzista, proprio sconfiggendo il modello. Quindi da un lato Peppino con l'antimafia sociale, dall'altro Mimmo costruiscono sul serio all'interno dei movimenti un'alternativa, ciò che molto spesso a livello politico, a livello di espressioni politiche, non riusciamo a costruire, lo dico anche in senso autocritico. E quindi no, qui perdere molto tempo, insomma, un'impressione difficile che avrei preferito ovviamente essere di con voi, non ho potuto, ma un ultimo concetto volevo rassegnare al nostro dibattito. E qui, sia nel modello Cinisi, sia nel modello Riace, è qui la modernità di Peppino e di Mimmo. Perché comunità, senza ideologismi, attendo dal basso, ma con una forza di valori che non possono essere diventate mercanzia di mediazione o di politicismo, tracciano la strada a noi per il futuro, perché praticano il conflitto, ma nel contempo definiscono anche un nuovo umanesimo, è un'idea universale di società, e soprattutto ci dicono che la politica è anche un pluralismo sociale. La politica è anche ricostruire la società che si sta dissolvendo, non è assistenzialismo, non è appunto clientelismo, ma è auto-organizzazione, cooperazione, nuova produzione anche. Ecco, di fronte quindi alla politica mediocre, così mediocre come l'attuale, che ha perso cervello, ha perso anima, Mimmo e Peppino ci dicono che noi dobbiamo ricontinuare, riprendere forse più che nel passato a consumare le scarpe nei territori, come diceva Di Vittorio, cioè a creare connessioni sentimentali, a capire i bisogni, le sofferenze delle persone, perché lì c'è la politica, diffondendo speranza e partecipazione, altrimenti le persone restano disperate, e quando sono disperate senza speranza si affidano all'uomo, alla donna, alla donna forte al comando, in questo momento delegano, e delegando appunto, come dire, pratico sostanzialmente una forma di abbandono alla politica con capacità di trasformazione della società. Ecco, anche per questo vogliamo bene a Peppino e a Mimmo, ha fatto molto bene l'associazione nel suo anniversario a ricordarli in maniera così forte e così intelligente, perché appunto per noi Peppino e Mimmo sono maestri della politica vera, e a me fa molto piacere, come vecchio compagno di strada, ormai 78enne, domani è il mio compleanno, e mi fa molto piacere essere con voi
e continuare questa resistenza democratica e questa battaglia. Vi ringrazio. Grazie, grazie a te Gianni, ci dispiace non averti potuto insomma sentire direttamente, però insomma qui abbiamo provato. Sì. Ti ringrazio e ti lasciamo ai tuoi impegni e noi procediamo con la serata. Grazie del tuo contributo. Ciao. Famiglia, poco. Questo è il problema. Ci proviamo? Vabbè. Cercherò di essere breve perché anch'io dobbiamo scappare, davvero, perché siamo già in ritardo per tornare a Napoli. Prima di tutto, grazie per questo invito. È importante questo trovarci insieme e ragionare, riflettere seriamente, perché altrimenti non ne usciamo fuori da questa crisi paurosa in cui stiamo sperimentando tutti. Incomincio benissimamente dal titolo di oggi, da Riace a Cinisi. Sono appena stato a Riace per celebrare la vittoria. Finalmente, dopo 5 anni di sofferenza di Domenico Lucano. È stato un vero e proprio calvario. 5 anni fa, quando io ho sentito, conoscevo bene, ero stato lì tante volte a Riace, con i giovani, facciamo ogni estate il campo di lavoro con i giovani per aiutare, appunto. E quindi quando ho sentito la radio, che Domenico Lucano era stato arrestato ed era in casa sua, e dico, ma cavoli, ma come si può? E ho chiesto, si può vederlo? Perché praticamente non si poteva vedere in casa, nessuno poteva entrare in casa. Faccio una telefonata e chiediamo al questore, alla fine questore ci ha permesso di andare a trovarlo. Con la dottoressa poi dice, perché qui lei ha preso la macchina, siamo scesi, siamo arrivati alle 11 di sera e l'abbiamo abbracciato. Era l'unica cosa che si poteva fare in quel momento, veramente assurdo, perché non ho mai visto una roba così oscena come questa. Risultato di chi? Chiaramente risultato di politici italiani tipo Salvini, che ha detto che il sindaco di Riace era 0-0-0, questo era quello che ha detto lui, e quindi capite un po', e l'Andrangheta che gli aveva giurato di farne fuori. Ricordiamoci per favore che l'Andrangheta non è la Camorra è l'immagine dei napoletani, un po' caotica. L'Andrangheta comandano dall'alto e controllano tutto. In ogni drina c'è il rappresentante della vicina loggia massonica e in ogni loggia massonica c'è il rappresentante della vicina andrina, per cui capite come tutto è connesso. E quindi è stata una sfida enorme quella davvero lui era, dice, vado in prigione, se mi vogliono in prigione vado in prigione, non pagherò nessuna multa. Lui era disposto a tutto perché credeva nella bontà di quel suo progetto. Un uomo che ci ha rimesso tutto alla fine, veramente, anche la salute. E quindi ecco perché ho sentito di andare personalmente, siamo andati insieme con la dottoressa Felicetta proprio a gioire di questo momento importante. Ed ecco allora l'importanza di questa lotta davvero da portare avanti, e sono grato a lui per quello che sta facendo. Io poi arrivo subito all'argomento e in poche parole vi dirò un po' quello che è la mia percezione. Prima di tutto ho visto tra le varie associazioni che hanno partecipato a questa serata, non c'è più, che prima una volta c'era, vedo qui c'è Onofrio, c'era il Comitato Acqua,
mi meraviglio molto che il comitato Acqua a Salerno sia morto. È assurda sta roba. Nelle altre città, cavoli principali, stiamo lottando, non avete idea quello che sta avvenendo, ma finiamola per favore. Stando adesso in novembre scadrà la grande attuzione dell'acqua di tutte le sorgenti, di tutti i vasi della Campania e andrà a finire in mano privata. Ma è mai possibile? Ma capite un po'? Ecco perché sono qui prima di tutto. Io quando ritorno un'altra volta alla Baltica non ritorno a Salerno, se non vedo un comitato acqua che ritorna a fiorire e a impegnarsi. Se quando arrivo subito al problema cercherò di essere il più breve possibile e immaginabile. Guardate, parliamo adesso, abbiamo parlato di ghiaccio, di migranti. Noi non guardiamo mai, diciamo, ah, poverini, sì, devono scappare. Ma quando è che ragioneremo sulla nostra responsabilità come occidentali per far scappare tutta questa gente da dove sta scappando? Allora, io sarò breve, ma guardate, siamo dentro un sistema. Io lo chiamo o sistema, Napoli o sistema la Camorra, questo per me è un sistema camorristico. Siamo dentro un sistema economico-finanziario, più finanziario che economico, e qui non è introduttivo per parlare a non finire, ma oggi è la finanziarizzazione dell'economia, è la finanza, sono le banche che comandano, non sono più i governi, ma finiamola con questa storia. Sono le banche, sono i soldi che comandano tutto in questo momento. Quindi è un sistema economico-finanziario che permette al 10% della popolazione mondiale, 10% per favore, quanti siamo? 8 miliardi, abbiamo da poco superato gli 8 miliardi. Su 8 miliardi, notate, il 10% facciamo i generosi. Può sopra un miliardo di persone consuma da solo il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Questo è il peccato centrale, cavoli. Ma che cosa volete che questa povera gente faccia? È fame, è miseria. Io sono vissuto per 12 anni in una baracca, in uno dei più terribili baraccopoli di Nairobi, e ho voluto sperimentare sulla mia pelle che cosa significa. Non avete idea quando vi dite come loro vivono, mangiate quello che loro mangiano, dovete, cavoli, se è incominciato a ragionare in un'altra maniera, era finita di puntare il dito. Questa è la situazione, stiamo creando sempre più fame, sempre più miseria, cavoli. Il problema che mi sono sempre domandato è, ma com'è possibile che miliardi di persone non si ribellino a questo sistema? Ci meravigliamo della ribellione di Hamas, ma cavolo, sono 70 anni di oppressione, teniamolo, dobbiamo cominciare a ragionare. Io condanno quello che ha fatto Hamas, è un massacro, ecco, ma è spiegabilissimo, cavoli, la rabbia che porta dentro questa gente. Non avete idea cosa vuol dire vivere in una striscia di Gaza, e quindi capite dall'altra parte quello che avviene. Secondo aspetto altrettanto importante, secondo me così tanta gente non si ribella e andiamo avanti così. L'unica risposta che io posso dare, che mi sono dato lentamente dopo Coraccio, è che il 10% del mondo è armato fino ai denti. Perché? Ma per difendere il proprio stile di vita, per difendere quello che abbiamo spesso l'Occidente, cristiano tra l'altro. E avanti, è quello che sono le armi, ma è mai possibile? Io cito il SIPRI di Stoccolma. L'anno scorso a livello mondiale abbiamo speso 2.240 miliardi di dollari in armi. Se voi la scrivete, quella dopo scrivete, guardate, provate a tradurla in numeri normali, non riuscite neanche a leggerlo quel numero. In armi, in morte, in guerre. Ma allora capite perché facciamo le guerre? Per difenderlo, ma anche per ottenere quello che non abbiamo. È stato venuto a trovarci ospite della Federico II Mukwege qui a Napoli.
il grande chirurgo, premio Nobel per la pace, congolese, è colui che uccise le donne dopo che sono state sventrate usando chiaramente lo stupro come arma di guerra in Congo, guardate. E lui ha detto pubblicamente, a me la mi meraviglia, guardo la televisione ucraina, guardo i giornali ucraini, guarda che parla di guerra in Congo. Non se ne parla, sono 60 anni di guerra. Un prete congolese non faceva una marcia a Roma per la pace, ma preso per pace, c'è Alex, tu che parli alla gente, ricorda per favore che questa guerra in Congo ha già prodotto 12 milioni di morti. 12 milioni di morti, cavoli. Ma per che cosa? Per i minerali, così preziosi per noi oggi, il coltan per i telefonini, il cobalto per le pile elettriche, no, delle nuove macchine. È chiaro che non si parla di questo. E capite bene come anche l'informazione è pilotata. Ma finiamo davvero, dobbiamo avere il coraggio di fare verità. Venire a dirmi, per esempio, parlando adesso di Israele, che Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Ma cavoli, ma che altra democrazia può essere una che proclama lo Stato come ebraico e non riconosce gli altri? Ma capisce subito la negazione di tutto, non ci vuole molto. Quindi, capite, queste guerre poi cosa fanno? La gente cosa fa? Dovete scappare. Pensate, sono già... L'ONU riconosce solo chi fugge da guerra e da persecuzione. L'ONU riconosce ufficialmente oggi oltre 110 milioni di persone in fuga. 110 milioni di persone devono scappare. Terzo aspetto, questo sistema economico finanziario militarizzato sta talmente pesando sull'ecosistema che ci sta saltando l'ecosistema. Perché? Perché abbiamo noi occidentali, il mondo che amano lei, soprattutto il 10% del mondo ha enorme bisogno di elettricità. La otteniamo attraverso il carbone e il petrolio. Utilizzando carbone e petrolio, cos'è che produciamo? Anidride carbonica. Stiamo sbattendo nell'atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica che stanno facendo una specie di coltre attorno al pianeta Terra che fa che cosa? Trattiene i raggi del sole dentro, per cui la Terra non respira più e andiamo verso l'estate incandescente. Lo tocchiamo ormai con mano, noi stiamo qui a prenderci in giro. E anche da questa parola ti do solo un esempio. Cavoli, se l'anno scorso la Sicilia ha raggiunto 50 gradi, nella zona sahariana in Africa era 60 gradi, che continuano. Ma chi ci può vivere? Ma la terra diventa sabbia, dovete scappare. Ma siamo scappati anche noi italiani, cavolo, nel 1800, cercando un po' di fortuna altrove, per cui facevamo la miseria. Ma sono le stesse logiche. È quello che io non riesco proprio... Non riesco a digerirlo. E quindi capite da qui il perché ed è importante questo. La cosa che mi interessa, tra l'altro, proprio nella Laudato Deum, l'ultima enciclica di Papa Francesco, ma perdonatemi per favore, ma la prendo con le comunità cristiane. Dopo 8 anni un Papa che deve ritornare a scrivere un'altra lettera sul problema ambientale. 8 anni fa non era mai successo una roba del genere. Non sta passando la roba, così che è un capolavoro. Io ho fatto un webinar con un professore universitario di Ferrara che ha detto aiuto la Laudato Si a uso come testo ufficiale all'università. Non passa nelle parrocchie. Ma capite subito? Il Papa, guardate, in Laudate Deum come apre, fa spavento, ma questa è la situazione. Dice il mondo, vediamo se deve essere qui, sì, dice, il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura. Siamo a questo punto, siamo fra
la possibilità di una guerra nucleare, potrebbe benissimo succedere in Medio Oriente, sono tutti gli elementi. Dall'altra parte, e con la guerra nucleare, avremo l'inverno nucleare, dall'altra parte ci attende l'estate incandescente. La nostra è follia collettiva. E capito allora come dietro ai migranti c'è un problema di un sistema che deve cambiare, tocca a noi, ecco perché è importante riflettere su tutto questo. E concludo con il problema dei migranti, ma è mai possibile, dopo tanta sofferenza che noi infliggiamo a questa gente, trattarli come stiamo trattando? Con una politica, la politica europea, ma abbiamo invaso il mondo da tutte le parti, noi europei, in America Latina, negli Stati Uniti, siamo dappertutto, ma è mai possibile che adesso altra gente non può venire da noi? Ma, cioè, io non posso tollerare una politica della UE, della cosiddetta esternalizzazione delle frontiere, cioè, cosa vuol dire? Soldi a non finire, miliardi e miliardi dati alla Libia, alla Tunisia, al Marocco, a tutti questi stati per bloccare i migranti e tenerli lì. Oppure a Erdogan, guardate che a Erdogan, sapete quanti miliardi abbiamo dato? Per tenere lì facilmente 3-4 milioni di profughi siriani, profughi iracheni, profughi afghani, 3-4 milioni. Abbiamo dato 9 miliardi di euro a un dittatore. Ma se questi soldi li usassimo a preparare delle persone, cavolo, di viaggio, stanno morendo i nostri paesini, prepariamoli a un lavoro così che si inseriscono. Noi siamo la società che sta morendo, cavoli. E quindi quanto diventa allora importante davvero un po', dobbiamo davvero smettere. Io poi non posso assolutamente digerire un governo come quello italiano, non è solo l'attuale Meloni, ma guardate che da un pezzo che tutti i tradimenti del centro-sinistra, con Minniti in particolare, che non l'ha accompagnato quel benedetto uomo di Minniti, ma davvero c'è da vergognarsi. E capite allora che oggi siamo arrivati all'ultradestra, ed è importante questo, e arrivo alla conclusione. E come si chiama, l'ultradestra di Meloni rappresenta davvero per me, con questa politica, provate a pensare ieri, ma è mai possibile che è andata a cercare un luogo dove deportare i migranti in Albania? Ma è colonialismo totale. Allora dobbiamo solo vergognarci di noi stessi, io non ho altre parole, davvero io non... Questo come missionario che ha toccato con mano quello che significa vivere davvero nei bassi fondi della storia. Non posso che dire questo, per cui per me davvero diventa fondamentale questo prendere coscienza e cominciare tutti a dire basta, per favore. Però che cosa significa questo? Dobbiamo la speranza, guardate che non nasce da chissà quale cosa. La speranza nasce da un sogno. Dobbiamo avere un sogno alternativo all'attuale sistema. Questo sistema non può andare, ci porta alla morte. Dobbiamo sognare. Gesù era un sognatore, annunciava il regno. Cos'era il regno? Era un mondo alto da quello che lui aveva sotto l'interno romano, che conosceva molto bene, che era fino al capitolo 2. Gesù stava parlando, l'ha fatto fuori. Ricorda tutti che Gesù è stato crocifisso. Roma concepiva solo schiavi e sopprimatori contro l'impero romano. Gesù è fatto fuori come schiavo, non è un cittadino romano, è come sopprimatore. Capite come l'ha visto bene Roma questo povero contadino della Galilea? Sognava e lanciava un mondo alto, ma tocca non solo ai cristiani, ma tocca ogni uomo. È quella parola che è uscita, umanizzarsi. Di cominciare a prendere davvero, quindi prendere prima di tutto, avere questo sogno, uscire di casa. Siamo troppo usci, lasciare la televisione, scendere in piazza, Papa Francesco dice fate chiasso, urlate, protestate, non c'è altra via, guardate. E metteteli insieme per formare grandi movimenti popolari.
solo questi potranno scardinare l'attuale sistema. Ma qui ci vuole davvero organizzazione, quello che Papa Francesco continua a insistere sui movimenti popolari. Ecco un po' quello che per me è importante e che metto, guardate, soltanto due cosettine molto semplici. Una, sentite quello che concludo, Santiago Agrero, vescovo emerito di una città in Marocco, è lui uno spagnolo, quando ha visto le truppe marocchine sparare, voi sapete che il pezzo finale del Marocco, cioè Ceuta e Melilla, che appartengono alla Spagna, il resto è Marocco, però c'è una specie di muro che circonda Ceuta e Melilla e attorno ci sono tutti i migranti. Un giorno su questo si sono arrampicati tentando di penetrare dentro. La polizia ha sparato 19 morti. Sentite come il vescovo Agrello ha reagito. Magari nessuno più i vescovi parlassero così. È inaccettabile che la vita di un essere umano abbia il primo valore di una presunta sicurezza e impermeabilità delle frontiere di uno Stato. È inaccettabile che una decisione politica vada riempiendo di tombe il cammino che i poveri percorrono con la forza di una speranza. È inaccettabile che merci e capitali godano di più diritti dei poveri per entrare in un paese. È inaccettabile che le politiche migratorie dei cosiddetti paesi sviluppati ignorino gli impoveriti della terra, attentino ai loro diritti fondamentali e diventino il prodotto di cultura necessario perché si rafforzi sulla via dei migranti il potere sfruttatore delle mafie. E conclude. È inaccettabile che il mondo politico, no scusate, è inaccettabile che il negriero di ieri, ricordatevi la schiavitù, sopravviva nei governi che oggi tornano a incatenare la libertà degli africani, subordinandola agli stessi interessi e allo stesso potere oppressore. Secondo me sono parole chiare, questa è quello che dobbiamo, che un vescovo dovrebbe dire. Infine, per favore, ricordatevi che dietro al governo Meloni ci sta un problema molto semplice, è l'ultradestra. Quello che ci sta dietro è il suprematismo bianco. Noi bianchi abbiamo un bel problema, ve lo spiego brevissimamente. Abbiamo conquistato il mondo, colonizzato il mondo per 500 anni. Su quali principi? Noi avevamo la civiltà superiore a tutti. Noi abbiamo la cultura superiore a tutti. Noi abbiamo la religione, la vera religione. E questo che ci è andato lì. Guardate che questa roba ce la portiamo ancora dentro. Non avete idea di quanto ci vuole per noi bianchi uscire fuori da tutto questo schema mentale che ci portiamo dentro. E l'unica cosa qual è? Qui ci vuole un cambiamento davvero di mentalità incredibile. Ci vuole quello che il grande vescovo Pier Claveri, e concludo veramente, chiama un'umanità plurale. Dobbiamo incominciare davvero a fare che cosa? A capire che dobbiamo incominciare a trovarci ricchi gli uni degli altri, ricchi gli uni degli altri, delle nostre diversità. Io porto questa sciarpa che non è la sciarpa della pace, per favore, se la guardate bene, da lontano è difficile, ma se la guardate bene, manca dei colori, tra l'altro, tutti i colori sono sbiaditi, e c'è un color rosso che li attraversa, rossastro che li attraversa tutto. Si chiama Wit Palace, viene dall'Ecuador, e il messaggio di quelle sono le donne
indigeni del Ecuador che fanno questa roba, si mandano questo messaggio e ci dicono se è quel colore rosso che li attraversa, se tutte le culture, tutte le civiltà, tutte le religioni, tutte le razze riescono a intersecarsi, avremo quello che Don Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze. Guardate che il mondo o sarà così o non sarà, e vorrei semplicemente citarvi la grande riflessione di Pierre Clavery, quando Pierre Clavery, sono so che la punta di chi era, perché sarebbe troppo lungo, il grande vescovo ucciso in Algeria nel 96, e notate quello che dice: nessuno possiede la verità, ognuno la ricerca. Ci sono certamente verità oggettive, ma che vanno al di là di noi tutti, alle quali non si può accedere che attraverso un lungo cammino, ricomponendole poco a poco, prendendo dalle altre culture, da altri gruppi umani, quello che altri hanno acquisito, hanno ricercato nel loro rispettivo verso la verità. Notate, lui è diventato un vescovo veramente di poi al suo funerale, in Algeria, quasi il 99% musulmana, il funerale dei musulmani, talmente l'avevano. Io sono credente, credo che Dio c'è, ma non pretendo di possederlo, né tramite Gesù che me lo riveda, né tramite i dogmi della mia fede. Dio non lo si possiede, la verità non la si possiede, e io ho bisogno della verità degli altri. Solo così potremo costruire un'umanità altra da quella che abbiamo oggi. Buon lavoro a tutti voi e grazie. Grazie davvero, padre Alex, grazie davvero, perché nonostante tutti gli elementi di difficoltà che ci ha messo davanti, io leggo sempre la speranza che appunto è quella che insieme si può, ma bisogna volerlo. E ritornando a questo elemento dell'umanesimo di cui ha parlato all'inizio Giovanni Russo Spena, e che sta attraversando un po' il tavolo qui, io adesso darei la parola a Maurizio Del Bufalo, che ha provato a dare voce a questi diritti umani in un linguaggio anche diverso, nuovo, perché abbiamo bisogno di tanti linguaggi. E io per esempio sono insegnante, quindi vedo che i ragazzi leggono molto di più le immagini che non i testi, e quindi da questo punto di vista bisogna usare tutti i linguaggi possibili per veicolare e far conoscere un nuovo umanesimo, un nuovo pensiero umanitario, e far capire come è composita un'umanità. Grazie. Poco se riesco a parlare in piedi, così mi vedo pure, perché è un po' brutto parlare affogati dietro la sede. Vi trattengo pochi minuti. Io mi occupo di cinema, l'ha detto anche Maria. Cinema dei diritti umani. È una categoria di cinema che non appartiene all'Europa. La categoria nata nei paesi poveri, nei paesi che si ribellano perché hanno dittature, non hanno la libertà, e quindi attraverso il cinema riescono a veicolare dei messaggi di protesta e di lotta. Fatta questa breve premessa, aggiungo che abbiamo fondato nel 2005 con alcuni amici argentini, abbiamo fondato a Napoli il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, che tra pochi giorni arriva alla 15ª edizione. Ebbene, la storia di Riace si intreccia con la storia di questo festival. Non si può più di questo. Ah, posso prendere. La storia di Riace si intreccia con questo festival. In che modo? Come diceva pochi istanti fa Maria, il cinema ci aiuta a parlare di cose complesse attraverso le immagini
e il linguaggio, quindi il linguaggio delle immagini, ma anche tante altre forme di linguaggio. Per cui il concetto complesso che vogliamo esprimere diventa comprensibile anche a un bambino. Ecco, forti di questa logica, di questo ragionamento, i popoli poveri oppressi hanno provato negli anni a raccontare le loro sofferenze, le loro lotte, e quindi a lanciare dei messaggi verso i popoli liberi. Io ho intercettato una persona che aveva questo problema e da allora, nel 2005, ho fondato questo festival con lui e lo portiamo avanti da quasi 20 anni ormai. Durante questo percorso ho intrecciato il cammino di Domenico Lucano. L'ho invitato la prima volta al festival nel 2008 e puntualmente mi ha fatto la sola. Cioè mi ha detto vengo, però non è venuto. Come fa spessissimo. Perché Mimmo è così, è legato al suo paese. Vive di questo rapporto profondo. È successo che qualche anno dopo ci siamo incontrati con in Italia. Aspetta. Si è spento il... No, è acceso ma non funziona. È acceso? Sì, è acceso ma non funziona. Forse c'è... Chiudi e accendi. Non saprò... Qui c'è... Ecco, ricordi. No, sì. No. Ci sta la luce, ma... Secondo me se parlo ad alta voce mi sentite. Sì, però... sì, meglio. Allora, poi mi faccio un gargarismo. Dunque, la storia con Mimmo Lucano è durata fino a pochi giorni fa, perché siamo legati da un'amicizia profonda. All'inizio ci siamo incontrati la prima volta a Buenos Aires, perché lui è solito seguire la comunità calabrese di Accise che vive in Argentina, che è la più grande comunità straniera che vive a Buenos Aires. Pensate che Buenos Aires ha il 51% della popolazione composta da italiani. C'è quasi 15 milioni di abitanti, più della metà di questa componente è calabrese. Io ero andato lì per il festival, perché siamo gemellati ovviamente agli argentini da cui siamo nati, e gli avevo dato un appuntamento e ho detto no, non posso venire. E gli ho detto, senti, ma io solo questi giorni ho, poi vado in Argentina. E ma vado pure io in Argentina. E quando vai? Vado in questo paese, pure io. E ci siamo incontrati, pensate un po', alla Plaza de Mayo. E lui mi ha spiegato la sua storia, quello che era successo a Riace, il veliero che era arrivato sulle coste, tutte queste belle, l'amicizia con Dino Frisur, tutto. Poi improvvisamente mi ha detto, Maurizio, adesso ti devo lasciare, dopo 2 ore e mezza, devo andare dall'arcivescovo. E io ho detto, ma come, tu che sei comunista vai dall'arcivescovo? Ma insomma, l'ho sfottuto un po'. E lui mi ha detto, ma sì, c'è questo Bergoglio che devo andare a trovare. Ma oh, io ho detto, se vai da Bergoglio, va bene. Auguri, dico, io so da fare, vado a fare altre cose. E ci siamo lasciati. Dopo 6 mesi Bergoglio è diventato Papa. Allora l'ho chiamato per dire, ma che hai detto a Bergoglio quel giorno? E lui mi ha detto che era andato a casa dei suoi parenti, era andato a pranzo, aveva detto vado da Bergoglio, e i suoi parenti si erano alzati in piedi e dice, se vai da Bergoglio, qui non ci metti più piedi. Perché Bergoglio per molti anni è stato tacciato di essere, come dire, legato in qualche modo a quel terribile regime politico che ha insanguinato un paese, la dittatura militare. E in effetti alcuni parenti di Mimmo sono desaparecidosi. La verità poi è venuta fuori con gli anni. Bergoglio ha parlato, addirittura hanno fatto dei film sulla sua vita e si è capito che non era così, non stavano così le cose, ma che il regime era talmente forte che nessuno poteva opporsi se non pagando con la vita. Ed è nata lì la nostra amicizia, abbiamo cominciato a collaborare e io con il cinema gli sono sempre stato vicino. Una volta, qualche anno fa, penso 8 anni fa, 9 anni fa, a Riace ho visto un film che si chiamava, e si chiama ancora, Terre Impure. Raccontava la storia di 2 sindache calabresi, la sindaca di Rosario e la sindaca di Lamezia, che sono, come dire, sono cadute in una trappola e sono state incriminate per essere collaterali alla camorra. Guarda caso, questa storia rassomigliava molto a quella di Mimmo. Però allora Mimmo, nel 15, non era ancora stato incriminato. Ho detto, questa è la fine che farai tu, secondo me, se non stai attento. Scherzavamo. Ebbene, sapete che è successo a queste 2 sindache? Sono state incriminate, sono state processate per essere collaterali alla camorra, all'Andrangheta, e alla fine sono state assolte con formula piena. Sapete perché?
perché le registrazioni che le incriminavano, che dovevano provare la loro vicinanza con la 'ndrangheta, erano state trascritte in maniera infedele. Questo vi dà un'idea dell'ambiente della magistratura calabrese, delle indagini, dei GIP, tutto questo. È lo stesso che ha accusato Mimmo, che gli ha creato questo castello di accuse abnorme, sapete, 240 pagine di motivazione alla sua condanna a 13 anni, tutto falso, tutto finto. Le accuse vere erano pochissime, si sono risolte in una piccola multa e in una condanna a un anno e mezzo che potrebbe scomparire con il terzo livello di giudizio. Perché vi dico questo? Perché siccome l'argomento della serata è il rapporto tra la mafia e l'ospitalità e quindi il lavoro di Riace e tutto quello che è stato Riace, io devo dire che i metodi mafiosi non li ho visti soltanto nella 'ndrangheta, ma li ho visti anche nel modo in cui è stata amministrata la giustizia in Calabria. La creazione di questo mostro, la sua condanna, il fatto di avere distrutto questa persona, esattamente come hanno distrutto quelle due sindache, no? Che poi hanno assolto, ma sono ormai finite, praticamente. Sono tornate in famiglia, non fanno più le sindache. E chissà chi c'è al loro posto. Beh, il metodo è stato lo stesso. Quindi la mia stupida profezia, dico questo ti succederà, alla fine si è avverato. Cioè siamo davanti ad un meccanismo mafioso, che poi si può realizzare anche attraverso le istituzioni, non c'è da vergognarsi. Lo sapete che la trattativa tra lo Stato e la mafia non è un'invenzione di Borsellino e di Falcone. Siamo davanti a uno schema che funziona benissimo. Si chiamano para bianca, non ha più bisogno di pallettoni. Mimmo, se fosse nato 10 anni prima, politicamente parlando, forse non ci sarebbe più. Avrebbe fatto la fine del Mugnaio Gatto, di Peppe Valarioli, di Peppino Impastato. Oggi non si spara più. A Mimmo hanno sparato due colpi di lupara dentro la finestra. Se andate a Riace vedete questi colpi che sono vicino alla mensa, al recettorio dei bambini. Ma a poca cosa. In realtà lo hanno distrutto in un altro, attraverso la diffamazione, la calunnia. E poi attraverso la persecuzione a norma di legge. Ecco, questo è il meccanismo che la mafia ha messo a punto in questi anni. Quindi non ha più bisogno di sparare, perché ammazzando una persona viene perseguitato dai carabinieri. No, non funziona. Il metodo adesso è quello della diffamazione e funziona benissimo. Addirittura se ne sono accorti a Bruxelles, sono venuti a Riace a fare un convegno il 2 giugno dell'anno scorso, in cui hanno contato i perseguitati che ci sono in Europa, come Mimmo. Sono circa un centinaio, in realtà sono molto di più, ma loro ne avevano messo a fuoco un centinaio. E alcuni parlamentari onorei sono venuti a stringergli la mano, a dire complimenti, anche tu fai parte di questa famiglia. Ormai la tecnica delle persecuzioni è una cosa quotidiana, potremmo dire, perseguitati come Assange o come altri. Perché la persecuzione non è un reato penale che sta nel codice penale. Nel codice penale ci sta lo stalking, cioè la persecuzione fatta con la chiacchiera, con la parola, ma la persecuzione politica non c'è, e sapete perché? Perché è un reato del sistema, dello Stato. Quindi non può lo Stato accusare se stesso, non ha creato i crimini dello Stato, non li ha messi nel codice. Per cui, per essere giudicato come perseguitato, bisogna alzarsi al di sopra del livello statale e arrivare ai tribunali, come dire, dell'AIA o altri, quelli delle Nazioni Unite. E quindi Mimmo è stato perseguitato per 5 anni, a norma di legge, perché sembrava che tutto coincidesse. L'uomo buono che voleva fare la carriera politica, furbacchione che si era messo in tasca dei soldi, una costruzione perfetta alimentata da persone come Michele Di Bari, che era il prefetto di Catanzaro, che lo ha inquisito, gli ha mandato delle ispezioni e alla fine questi ispettori hanno scritto delle cose negative. Poi c'è stata una richiesta di una seconda visita, la seconda visita ha stravolto completamente la prima. Ma non si è mai potuto avere il testo di questa seconda visita, nonostante sia stata ufficiale, è venuta fuori soltanto negli atti del processo. Era tutto stranamente truccato, tutto che non sembrava rispondere ad una logica razionale, sembrava che ci fosse qualcosa di malvagio dietro, di perverso. Più volte Mimmo Lucano, a padre Alex, a noi, ha raccontato queste storie che gli succedevano, questi fatti strani che accadevano a Riace. Eravamo nel 17, anche nel 18, poi improvvisamente il 2 ottobre arriva l'ordine di arresto.
Questa è la storia di questa fase dei primi 20 anni di Riace. Poi comincia la storia di questi 5 anni drammatici in cui quest'uomo è stato distrutto dai media, da una certa stampa, non tutta per fortuna, e da una certa magistratura. E credo che questo abbia creato appunto i presupposti per farci capire che l'assoluzione che è arrivata all'11 è stata una vera liberazione, ma addirittura ha sconvolto completamente il primo livello di giudizio, perché addirittura le 17 persone che erano state incriminate con lui sono state completamente assolte perché il fatto non sussiste. Quindi io credo che tra una multa di 700.000 euro per la somma di furti e la multa di 1.000 euro che gli è stata combinata adesso, tra i 13 anni e 2 mesi e l'anno e mezzo da verificare che gli è stato riconosciuto adesso, c'è un abisso che ci deve far pensare a cosa è arrivata la nostra giustizia. Il caso Lucano cosa ci deve insegnare? Allora, a noi, come a me e padre Alex, abbiamo vissuto per 15 anni da vicino, è inutile che ne parliamo, possiamo soltanto raccontarvi che è una grande truffa, un grande abuso sulla pelle di un uomo per bene. Cioè, un fuorilegge, una cavatosta, un uomo che disobbedisce facilmente, ma tutte le sue disobbedienze non hanno mai portato una lira né nelle sue tasche né in quelle dei suoi familiari o dei suoi amici. Ma soprattutto oggi si possono leggere come dei tentativi di cambiamento che lo Stato non ha voluto ricevere. Guardate, c'è un testo che è stato scritto da un professore, si chiama Alessandro Tette, è un professore dell'Università di Cagliari, il quale ha esaminato il caso di Mimmo Lucano dal punto di vista amministrativo. Bene, lui è riuscito a dimostrare, ma credo che questo non abbia fatto scalpore, per cui ne abbiamo parlato solo noi quest'estate a Riace in una serata, ha dimostrato che dopo la modifica dell'articolo 5 della Costituzione, i sindaci hanno il compito, anzi il dovere, di intercettare le istanze di cambiamento che vengono dal territorio, perché la nostra società è in continuo cambiamento, le migrazioni sono un fattore di cambiamento. Se nella popolazione di un borgo di 1.500 persone arrivano 700 stranieri, chiamiamoli così, migranti, ospiti, qualcosa cambia o no in questo paese? Credo di sì. Allora, se il sindaco comincia a porsi il problema di come ospitare queste persone, di come accoglierle, di come dargli da mangiare e soprattutto di come superare gli intoppi della legge che prevedono che queste persone devono stare dentro un solo edificio e devono essere controllate, e lui invece gli dà una piccola casa a testa e gli dà un piccolo giardino e poi si trova nella difficoltà di pagargli i soldi per le loro necessità, perché lo Stato paga anche con 3 anni di ritardo le famose somme dello sbratto, allora quest'uomo trova una soluzione a tutto questo che è anche paradossale. Ha stampato una moneta, certamente sapeva di essere fuori legge, mica era stupido, l'ha fatto perché già in altri luoghi della Calabria dove lo Stato non arriva, parlo del parco della Spromonte, c'è stato qualcuno prima di lui che aveva già fatto queste monete, servivano per aspettare i soldi dello Stato che arrivavano con un ritardo enorme. E già direte voi, ma ci sono le banche, si va in banca, si porta il titolo dello Stato, dice guarda lo Stato mi deve pagare, anticipami i soldi, cioè quelli te li danno, però prendono l'8% all'anno quando va bene. Dopo 3 anni che rimane di quella somma? Sono soldi che vengono tolti ai migranti. Mimmo non lo ha consentito, ha detto stampo la moneta, la do ai migranti, i migranti vanno nei negozi, pagano e io garantisco tutto questo. Questo sistema ha funzionato per anni e anni, improvvisamente, quando si sono accorti che questo signore valeva zero, come disse Salvini, la magistratura è intervenuta e ha detto per banco, qui si stampa moneta, qui bisogna pulire. Allora voi capite che da tutto questo quadro, potrei continuare per ore a raccontarvi questi dettagli, esce fuori un'immagine della nostra giustizia a due velocità, per dirla con un eufemismo, con molti dubbi, per cui il giorno in cui il Tribunale di Reggio Calabria, finalmente dopo 5 anni, ha semplicemente detto questo è un castello di falsità, buttiamolo giù, restituiamo a quest'uomo la sua vera identità, diamogli anche una multa piccola per qualche piccola stupidaggine che ha combinato nella rendicontazione, tutti noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché abbiamo detto allora forse c'è un po' di giustizia in questo paese. Ecco.
La sensazione che ho avuto la mattina quando mi sono svegliato era riace il giorno dopo che lo hanno scagionato. Eravamo 15 persone che gli facevamo compagnia, perché il grosso stava a Reggio Calabria in tribunale. Alle 5 del nessuno dormiva riace quella notte, perché c'era gioia, c'era insomma emozione. Mi sono svegliato alle 5 del mattino, c'era l'alba alle 5 e mezzo più o meno, ho camminato per le strade di Riace, ho trovato il mio barista che doveva aprire alle 8, ho detto che ci fai qua, dice, no, io non dormo stanotte. Non si dorme, è un'emozione troppo forte, ma veramente si respirava un'aria buona, veramente ho avuto la sensazione che fosse finita, come dire, una dittatura, qualcosa di simile a una dittatura, perché per 5 anni chi lo conosceva gli è vissuto vicino, io ho fatto la programmazione estiva del cinema, perché solo quello so fare, posso fare, non sono né un giurista né un giornalista, quindi ho cercato di animare queste serate di incontro, persino con Wim Wenders che ha fatto quel film bellissimo, che si chiama Il Volo, che mi auguro che un giorno proietteremo anche qui, è dedicato a Mino, un film visionario del 2010, ti riconosce questo merito, e dico, veramente è stata una liberazione, è stata, alla fine non era Mino che doveva dimostrare di non avere rubato, erano i magistrati che dovevano dimostrare che quella sentenza era semplicemente scandalosa, peraltro lo ha spiegato in maniera tecnicamente perfetta Luigi Ferraiolo, che è un ex magistrato, ma è soprattutto un giurista emerito, professore di Roma 3, che tutti conoscono nel mondo per le sue capacità. E quindi lui è stato forse la persona più ancora dell'avvocato Pisapia e dell'avvocato D'Acqua, che sono stati il suo collegio di difesa. È stato Ferraioli che ha spiegato al mondo che questo era un processo oppositivo, cioè un processo già scritto, già deciso, prima di entrare in camera di giudizio. Quindi quando lo ha dimostrato con chiarezza, smontando 5-6 accuse, dimostrando che tutto questo era un processo politico, fazioso, una persecuzione, a quel punto ci siamo sentiti anche noi più forti e abbiamo avuto fiducia in una soluzione migliore che poi è arrivata. Adesso Riace sta in un momento molto delicato, perché sì, è finita un'epoca, poi è finito il secondo periodo di 5 anni, adesso bisogna ripartire dalle macerie. Non ci sono più 1200 persone, ospiti, le case sono vuote, c'è un po' di scoraggiamento, i soldi sono pochissimi, lo Stato non dà più soldi, deve anzi dare una parte di quei soldi che gli ha tolto quando gli è stata formulata l'accusa. Ma adesso ci sono ancora 50-60 ospiti, nigeriani, afghani o di altra origine. Mimmo vuole ripartire. Mimmo non è stato come in passato, che ha sfidato la mafia dicendo sei una montagna di merda. Mimmo è stato molto composto, molto dignitoso nel suo dolore. Ha detto solo una cosa, che aveva il sapore di uno schiaffo in faccia a tutte le istituzioni di questo paese. Rifarei tutto. Perché ha detto, posso aver sbagliato qualcosa. Vabbè, se il processo amministrativo ci sta, ma 13 anni di galera, credo proprio che sia qualcosa che non appartiene a una società democratica. Quindi adesso la sfida è di far ripartire questa macchina, perché Mimmo ha ancora molte cose da dire, le ha già dette in parte, ma può ancora dirle. Riace può ancora insegnare molto a tutti quei paesi che nel frattempo hanno cominciato a fare accoglienza. Il modello è stato ripreso, ma ripreso in maniera molto così, molto difforme dall'originale. Quindi c'è ancora molto da fare. Io penso che in questi giorni a Salerno, anche grazie a questo anniversario di memoria e movimento, si sta parlando di rimettere insieme le persone, le teste pensanti, le esperienze di lotta. Credo che ce ne sia bisogno. Penso che la nostra città, scusate se passo da Riace a Salerno brevemente, ma credo abbia bisogno di respirare quell'aria nuova che si sentiva per le strade di Riace alle 5 del mattino. Deve tornare l'animo, come diceva Erodoto, bisogna dopo la fine della Casa Flavia, Vittorio. Non so se ho detto una sciocchezza, mi sembra che sia così. Finalmente torna il respiro. Noi dobbiamo respirare di più. Siamo chiusi qui dentro stasera con un microfono che funziona al 50%. È difficilissimo, credetemi, organizzo festival dappertutto. C'è bisogno di riprendersi i luoghi della cultura. C'è bisogno che la gente abbia un luogo dove stare per parlare di Mimmo Lucano, per parlare della Palestina, per parlare di tutto quello che sta accadendo. In questa città, in questi posti, non ci sono, e se ci sono, sono controllati in maniera tale che non è facile averli disponibili.
però dice uno che ci passa quotidianamente. Io lavoro a Napoli e non per snobberia, perché anche a Salerno ho delle iniziative. Lo dico perché c'è difficoltà. Questa città deve riprendere a fare questo tipo di cultura, cultura fatta di incontri, dove si discute dell'attualità e della politica, con la più chiusa. Io spero che davvero questo sia il punto di partenza, perché so che Angelo ci tiene molto e vuole andare oltre da questo decennale, vuole provare a mettere insieme queste energie. Io gli darò una mano per quel pochissimo che posso e speriamo che vada in questo senso. Vi lascio con una piccola pubblicità. Dalla prossima settimana inizia il 15° Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Non lo sapevamo, l'avevamo intitolato 6 mesi fa, I bambini alla guerra. Potete immaginare, parleremo con i testimoni diretti che vengono dall'Ucraina del rapimento dei bambini ucraini. Parleremo dei nipoti dei desaparecidos ritrovati a Buenos Aires con i diretti testimoni. Parleremo di bambini palestinesi con Luisa Mogliattini, che ha dedicato una vita alla Palestina, e lo faremo ovviamente con il cinema dei diritti umani, ma dedicheremo un festival ai bambini di Cutro, per capire come l'Italia ha accolto le famiglie delle vittime e che fine fanno i bambini minori, stranieri, non accompagnati. Se vi piace questo genere di cose, provate a trovarci sulla rete, dove? Su cinenapolidiritti.it. No, dico proprio i siti fisici. Sì, il web è quello lì, cinenapolidiritti.it, oppure su Facebook. Dove? A Napoli? Dove? A Napoli, a Forcella, nel quartiere più bello, quello che noi abbiamo, il nostro quartier generale della biblioteca Annalisa Durante. Voi sapete chi era Annalisa Durante? Certo, la ragazzina. Una bambina uccisa perché aveva fatto da schermo a un boss della Caffè. E vi lascio con una bella notizia che vi ho dimenticato di darvi, e se mi sente prima di darmi un cellulare. Mi ha telefonato 5 minuti prima che io entrassi qui. Non lo sai nemmeno lui. Pino Paciolla è il papà di Mario Paciolla. Voi sapete chi è Mario Paciolla? È un cooperante napoletano di 33 anni che è stato ucciso 3 anni fa in Colombia. Lavorava con le Nazioni Unite alla missione ONU in Colombia. Il suo è un caso tipico italiano, come Regeni, come queste persone che scompaiono, come Luca Attanasio, no? Sono agenti di pace che vengono uccisi. E l'Italia gli dà semmai anche un po' di quattrini alla famiglia e poi li abbandona. Noi chiediamo invece che queste persone si sappia chi li ha uccisi, che ci sia verità e giustizia. Ebbene, Pino mi ha chiamato il papà di Mario, Pino Paciolla e Anna Monta sono i genitori di Mario, che accompagnano sempre il nostro paese. Mi ha chiamato pochi minuti fa dicendo lacrime, il Tribunale di Roma ha concesso la riapertura del caso, quindi va di nuovo nelle mani della Procura di Roma. Penso che questo sia un risultato enorme, così come la vittoria di Pino in Tribunale, così come la riapertura del caso Regeni. Insomma, forse in Italia c'è anche un po' di giustizia. Io riprovo giusto anche per la registrazione. Grazie Maurizio, grazie. Volevo ricordare che al banchetto dove ci sono i libri, a parte i libri, ci sono 2 petizioni che potete firmare sul salario minimo, e l'altra è Stop Border Violence, che è riferita appunto ai problemi dei confini dove vengono fermati tanti migranti e tutta la linea delle violenze che ci sono nei campi profughi e dove vengono fermati perché non arrivino in Europa. E non si parla solo del Mediterraneo, ma anche della famosa rotta dei Balcani, dove molti muoiono, soprattutto tra poco arriva l'inferno, e l'inverno, scusate, è un lapsus, perché volevo dire, arriva l'inverno e questi scoprono l'inferno, perché ci saranno le violenze fisiche, ma ci sarà anche il maltempo e loro non sopravvivono a volte proprio per gli stenti del freddo. Dovremmo essere capaci di dare il benvenuto a chi viene da fuori, vero Massimo, passo la parola a Massimo Andrisan, che ha seguito e cura la campagna Welcome Refugee. Grazie, buonasera a tutte e tutti. Io vi garantisco che non contribuirò allo svuotamento della sala, quindi il mio intervento non andrà oltre 10-12 minuti.
stata un po' complicata, complicato l'incontro di stasera, però proviamo almeno a recuperare su tempi rapidi, poi ci saranno suppongo delle conclusioni. Io innanzitutto sento il dovere di ringraziare l'associazione che ospita questa iniziativa Memoria in Movimento, perché ritengo che vada utilmente sottolineato un aspetto relativamente al lavoro e all'attività che svolge Memoria in Movimento. Il tentativo cioè di contrastare in qualche maniera una nostra cattiva abitudine che poi ci rende difficile anche l'agire politico quotidiano. Noi dimentichiamo due aspetti, la continuità e lo sguardo ampio. Che cosa intendo dire? Siamo comunque sempre vittima delle notizie che arrivano sulle prime pagine dei quotidiani o delle emittenti televisive. Faccio un esempio. La questione palestinese, che sembra adesso essere arrivata al centro dell'attenzione mediatica, in realtà c'ha 76 anni di storia alle spalle, e però si ha la sensazione che ce ne accorgiamo soltanto adesso, proprio perché non c'è continuità, non c'è continuità all'interno nostro, all'interno di chi è schierato a sinistra in questo paese, non c'è continuità. E recuperare questa continuità di attenzione è sicuramente un lavoro complicato e difficile. Ancora più difficile è tenere insieme i pezzi. Tenere insieme i pezzi, secondo me, significa considerare contemporaneamente degno di attenzione quello che accade a Gaza e quello che accade con il governo Meloni rispetto ai provvedimenti che dall'anno scorso in avanti sono stati assunti rispetto ai migranti. E tutto questo richiede uno sforzo notevole, rispetto al quale io credo che questa associazione abbia svolto negli anni, nei 10 anni di attività, un ruolo importante, di cui credo tutti quanti noi stasera dobbiamo dare atto. Io quando ho visto, quando Angelo mi ha chiamato per invitarmi a partecipare a questo incontro, ho avuto un attimo di perplessità rispetto alla commistione di due personaggi. Mi sono chiesto per un attimo, ma Mimmo Lucano, perfino impastato, due storie, due momenti lontanissimi nel tempo. Eppure alla fine, almeno lo sforzo che ho fatto io, magari sto dicendo una sciocchezza, però mi pare che, insomma, ci troviamo di fronte a due persone che hanno tentato di costruire una visione del mondo diverso, e per quanto attiene a Lucano, una persona che vive in un contesto in cui la mafia, la 'ndrangheta nel caso di specie, sono state e sono ancora, io ritengo, un ostacolo rispetto a un percorso virtuoso che è stato messo insieme in quella realtà. Io mi occupo da un po' di anni a questa parte di migrazioni nel senso di attenzione a tutti i movimenti di persone che vengono considerati movimenti di persone, da qualcuno vengono definiti un fenomeno, no? Ripeto, fenomeno migrazione, anzi si dividono in due aspetti, fenomeno immigrazione e fenomeno emigrazione. O qualcun altro che dice no, non è un fenomeno, è un problema, il problema dei cervelli in fuga, un'altra cosa che veramente fa molto ridere, perché se consideriamo poi la composizione di chi in Italia, tra parentesi, il numero maggiore degli stranieri che arrivano in Italia, gli italiani che vanno all'estero e che scelgono di andare all'estero a prescindere dal livello di istruzione, dal titolo di studio, quest'altra bufala dei cervelli in fuga poi va approfondita, va anche quantificata, cercando di capire perché la gente, le persone decidono di spostarsi. Le persone decidono di spostarsi sicuramente perché vivono in contesti complicati dal punto di vista delle guerre, dal punto di vista della condizione
ambientale, si spostano pure, perché ce l'ha insegnato qui, bellissimo, se non avete ancora visto vi consiglio di andare a venire, io capitano, si spostano perché hanno voglia di vedere il mondo, hanno voglia di fare esperienze diverse, hanno voglia di misurarsi in una realtà che non è quella di, da cui provengono in cui vivono. Ora quindi io credo che, per farla breve, se no poi non mantengo l'impegno che ho assunto con voi di essere breve, io credo che insomma le migrazioni non sono un problema, non sono un fenomeno, ma sono un inevitabile fattore di crescita per tutti quanti noi, fattore di crescita. E arrivo per concludere veramente sulle cose che faccio io con la piccola associazione che si chiama Refugees Welcome Italia, è un'associazione che in qualche modo ha provato a raccogliere una sfida, quella di chi ci diceva: ma questi casti di immigrati, ma te portateli a casa vostra se proprio li volete far venire in Italia. E noi la sfida provocatoriamente l'abbiamo raccolta. Noi proviamo a fare una cosa complicatissima, vi garantisco. Proviamo ad accogliere nelle famiglie, noi operiamo soltanto in 28 realtà in Italia, nel caso di specie, io vivo a Napoli da un po' di anni, nel caso di specie a Napoli, nelle famiglie napoletane, le persone che si trovano in uscita dall'accoglienza istituzionale, con difficoltà di inserimento nel tessuto urbano, produttivo della città in cui vivo, e proviamo quindi a raccogliere la sfida dicendo: bene, noi le persone le accogliamo nelle nostre famiglie, le accogliamo nelle nostre case, adesso venite a dire che non ci mettiamo in gioco. Ora, questo è il punto, secondo me, provare a mettersi quotidianamente in gioco. Mettersi in gioco significa, e finisco veramente, raccogliere il suggerimento che ci dava alla fine del suo intervento Alex Zanotelli. Mettersi in gioco significa essere ancora, nonostante tutte le difficoltà, nonostante un governo che non solo sulla questione dell'immigrazione è un governo liberticida, è un governo liberticida questo di centrodestra, probabilmente uno dei peggiori con cui ci stiamo misurando su tutta una serie di punti e di questioni. Io dico a partire dalle questioni del lavoro, alle questioni del reddito, alle questioni della cittadinanza. E ritorno a quello che sto dicendo un istante fa, finisco. L'invito che ci ha rivolto Alex è quello di provare a continuare a sognare. Io credo che noi dobbiamo provare tutti quanti. Bene, grazie. Lascio la parola al Presidente orientale per l'ultimo saluto a chiusura di questo dibattito, poi apriamo la parte più conviviale. A dire la verità, io voglio guardare con la torta davanti. Guardi le battute. Io vi ringrazio, ci sposiamo per i potenti mezzi del mondo del volontariato, che sono cose nuove, facciamo una concorrenza alla NATO, anche con i collegamenti, anche con i collegamenti. Allora, vi ringrazio la capacità potente che abbiamo come potenti mezzi di amplificazione, di comunicazione, eccetera. Purtroppo è andata così la serata, però è stata comunque una bella serata. Io mi limito solo a dire una cosa che mi aggancio alla parte finale dell'intervento di Massimo, il quale lui non lo dice perché è timido. Lui non lo dice perché è timido, ma lui è uno dei soci fondatori di Memoria in Movimento. Lo dichiaro io pubblicamente, vuole dare che si vergognerà per tutta la vita. Allora, oggi mi collego a quella parte finale di detto Massimo. Oggi un'amica ci ha mandato un messaggio e ha detto tanti auguri a questo gruppo di visionari.
sapendo, ha detto così, sapendo che ti faccio un complimento. Ecco, io vorrei che l'associazione Memoria in Movimento fosse ancora di più visionaria, perché penso che ormai la concretezza dei soldi parte da questo. E proprio per questo motivo noi disperatamente stiamo tentando di creare più momenti possibili comuni con le altre realtà associative su questi temi. I temi che tocchiamo sono quattro: l'antifascismo e la difesa della Costituzione, la questione del lavoro, con tutti gli suoi annessi e connessi, la questione dell'ambiente legata soprattutto alle questioni delle attività produttive, e la solidarietà internazionale e l'internazionalismo. Sono questi grandi quattro temi che noi tocchiamo in qualche modo, o tramite il nostro giornale che pubblichiamo periodicamente e che viene inviato a circa 2.000 persone oggi, tramite il newsletter, quindi basta iscriversi tramite il nostro sito per averlo, o con questo tipo di iniziativa, ma cerchiamo pure di tenere in piedi questo lumicino del dibattito, delle discussioni, dei confronti e delle costruzioni concrete. Vi ringrazio, vi ricordo soltanto che fuori, dove ci sono i libri, ci sono questi due raccolte firme, una per una legge di iniziativa popolare della questione del salario minimo, l'altra è una petizione popolare europea, quindi le firme sono raccolte in tutta la comunità europea. L'Italia ha l'obiettivo di 54.000, dove sono le questioni che dice che accennava prima Maria, quindi a partire dai muri costruiti dalla Gloria e dall'Ungheria. Grazie a tutti. Se siete in 5 minuti, arrivate alla tosta. Intanto ci preparare il tavolo. No, che